Svegli già da un poco, sono le 6:15, fra poco andiamo a Tunisi, come vedete l'aria è quella dell'uomo sveglio e si va poi a Palermo. Siamo già in strada, aspettiamo un amico che ci accompagna in aeroporto a Tunisi, un'oretta, qualcosina in più, visto che ci sarà traffico nella capitale per andare in aeroporto. Fine l'abbiamo fatto, ora ci prendiamo caffè e cornetto, siamo dentro l'aeroporto di Tunisi. Abbiamo fatto subito il check-in perché ho seguito le indicazioni di Sabrina, che è la mia amica che lavora alla Tunisair Express, per cui non abbiamo perso tempo e siamo direttamente andati lì. Insomma, comincia il ritorno verso Palermo. Il check-in, fatto il controllo passaporti, fatta la dogana, ora siamo qua in attesa del volo, insomma, che è fra 1:15, insomma siamo arrivati abbondantemente in anticipo. Questo è l'aeroporto, quello di Tunisi, non è particolarmente grande, comunque lo è, però è un aeroporto che è ben organizzato, c'è tutto, per chi vuole c'è anche qua anche il Ministero degli Affari Culturali, si è chiamato un piccolo Punch Culture, dove poter leggere qualche libro, sedersi e qui per chi vuole potrebbe anche mettersi a suonare il pianoforte. Insomma è un non diciamo, è abbastanza organizzato. Ci sono dei voli per l'Algeria, in questo momento c'è il gate che è pieno di algerini vestiti nei loro vestiti bianchi che torneranno a casa. È un volo che dovrebbe partire un po' prima del mio. Questa è anche la sala VIP. Ovviamente uno standard VIP. Io torno a Palermo dopo un paio di mesi. Devo dire che non che mi manchi l'Italia, perché insomma non sarebbe vero, però rientro a Palermo già stasera con un gruppo di ex colleghi, amici, perché veramente il discorso di ex collega non vale molto. Andremo a cena, probabilmente ci saranno anche delle fasi di amarcordio, ti ricordi quando, però è bello rivedere facce amiche. Poi sarò un 2-3 giorni, diciamo, più o meno tranquillo, poi comincerà un mese, diciamo, impegnativo, e poi a fine mese finalmente prenderò la barca nella quale dormirò in questo mese. Insomma, questa è una nostalgia alla barca, ce l'ho. E poi a fine mese prenderò la barca e mi farò un giretto qui nel basso Mediterraneo, e poi a fine luglio dovrebbe la barca al porto di Jasmin, che è il porto di Hammamet. In orario, stiamo imbarcando in orario, vedete un po', c'è già la fila. Questa è la TR che ci porterà a Palermo, il nome lo so se si legge, Hannibal, e vai! Dietro Sabrina mi ha consigliato di prendere posti della fila 17-18, che sono più comodi in un aereo così piccolo. Portiamo l'aeroporto di Cartagine, quando tornerò qui in barca e non in aereo.
colazione, che è una delle pochissime compagnie, l'autobista Air Express, che ancora serve la colazione a bordo, peraltro in voli così breve durata. Arrivati, siamo partiti puntuali, siamo arrivati puntuali, buona assistenza a bordo, insomma diciamo, è la prima volta che viaggio con la Tunisia Express e devo dire mi è andata non bene ma benissimo. Stamattina presto, ora già mezzanotte abbondantemente passata, ho passato una sera insieme a ex colleghi vegliardi, pensionati anche loro. Saranno una giovane virgusta che spera di andare in quiescenza, come si dice, quanto prima. Una bella serata, un po' di marcordi, ricordi, tanti aneddoti che avevamo rimosso e che sono tornati fuori. È stata una giornata molto, una serata molto, molto allegra e serena. E ora sono tornato qui, dentro Horus. Domattina tornerò in ufficio, l'ufficio è il San Nicola, il bar, il chioschetto qua di San Nicola. Poi ci sentiremo domattina e poi per qualche giorno me starò buono buono. Oggi qui a San Nicola, veramente per un paio di settimane, tre non di più. E poi porterò la barca in Tunisia. Qua sono andando in ufficio, l'ufficio quello italiano, perché mi sono appena svegliato, è stata una giornata lunghissima. Andiamo a fare colazione lì e poi sistemiamo la barca, perché ha avuto cioè è un casino che qua ci sono stati in mia assenza 20 e più di 70 nodi, una sciroccata che ha fatto qualche danno. Ora vediamo di rimettere tutto a posto.